Natura, idee, passione, queste le parole chiave per raccontare lo spirito e la filosofia del successo dell'azienda altoatesina Manz & Gasser. Fondata nel 1935, è oggi leader europeo nel mercato delle confetture monoporzione e semilavorati di frutta di alta qualità. Marchio riconosciuto sia nella grande distribuzione sia nel settore alberghiero e dei servizi. Negli ultimi 10 anni, rivoluzionando la carta geografica della distribuzione, ha costruito una crescita economica e un rilancio importanti. L'azienda è oggi leader di mercato in Europa per la produzione di confetture in monoporzione, per le quali realizza alcune centinaia di milioni di pezzi all'anno. Molto forte è stata anche la crescita nel settore dei vasi, infatti sommando i volumi dei prodotti a marchio proprio e dei prodotti realizzati per conto terzi, Manz & Gasser oggi è uno dei leader di mercato in Italia. Le certificazioni ottenute, che garantiscono i controlli sull'intera filiera, consentono di operare con alti standard qualitativi in tutto il mondo. E l'impegno di Manz & Gasser nei confronti dell'ambiente è concreto. Lo stabilimento di Novaledo, infatti, sfrutta 2 pozzi indipendenti dalla rete idrica che soddisfano l'intero fabbisogno industriale ed è in grado di produrre energia pulita grazie a pannelli fotovoltaici e a 2 cogeneratori, uno a metano, l'altro a biogas. Per produrre i nostri prodotti, oltre ovviamente agli ingredienti di qualità di frutta, abbiamo bisogno di notevole energia, sia termica, infatti specie di vapore per cuocere il nostro prodotto, sia di energia elettrica per il funzionamento dello stabilimento stesso. Per questo noi abbiamo installato in questi anni sia dei pannelli fotovoltaici sul tetto per 1 megawatt di potenza installata, sia un impianto di cogenerazione di 800 kW, nonché un impianto a biogas di 125 kW. Efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili, non solo per tutelare l'ambiente, ma anche per recuperare almeno in parte lo svantaggio causato dall'alto livello dei prezzi dell'energia. Riuscire a prodursi autonomamente in casa, soprattutto con fonti rinnovabili, l'energia necessaria o almeno parte dell'energia necessaria per il fabbisogno industriale, sicuramente ci aiuta a ridurre questo gap di competitività con le aziende straniere. La parola chiave diventa dunque il risparmio energetico e qui la cogenerazione viene concepita come fattore competitivo nelle politiche energetiche. 450.000 kWh all'anno vengono recuperati utilizzando il biogas, prodotto durante la fermentazione dei residui di frutta e scarti di lavorazione. 100.000 tonnellate all'anno di sostanze zuccherine che vengono pretrattate in condizioni anaerobiche e poi messe in un fermentatore anaerobico a una temperatura tra i 34 e i 35 gradi. Il biogas viene veicolato in un gasometro e utilizzato in un motore di cogenerazione per la produzione di energia e calore. Depuriamo i reflui della nostra produzione, che invece di essere depurati con costi, vengono accumulati e tramite un wasp fermentati creando biogas. Il biogas stesso viene poi bruciato producendo energia elettrica e vapore. L'energia elettrica viene venduta alla rete e il vapore generato da questo impianto di cogenerazione usato nel nostro processo produttivo sia per cuocere i nostri prodotti sia per l'acqua calda che viene usata per lavare tra singoli gusti come per esempio tra la fragola e la ciliegia oppure per veicolare degli ingredienti all'interno dello stabilimento. L'impianto installato ci ha permesso di evitare un investimento nell'impianto di depurazione molto oneroso e siamo riusciti a creare un circolo chiuso e di conseguenza avere sia un beneficio economico nonché un grande vantaggio ambientale recuperando qualcosa che sennò sarebbe andato perso.